posso guardare? Non con gli occhi da Bambi maniaco. La facile dire questo. Che bello. Ciao. Bellissima. Stavo cercando di convincere Marti ad abbandonarti e venire a pranzo con me. Detto di no, giuro. Direi. Ti ho coperto le puntate delle ultime due settimane. T'ho detto. Ma un caffè ce lo lasci prendere almeno. Ok. Grazie. Due caffè, grazie. Me lo sai portare? Ragazzi, voi che fate mercoledì sera? Boh. Dei miei compagni di università mi hanno invitato a una serata, ma forse è un po' una sola. Perché? Hanno preso le feste dei fuori sede. Ah, va figo. Dai, lo dico alle altre. Ma c'è anche il foggiano? No, no, credo ci sia. Ma stai chissà, sta facendo? Ho visto tutte le persone che conosci. Ma chi sono? E poi comunque il foggiano è super etero. Bene studiare a casa, se non riuscivamo. No, se vanno a studiare a casa poi ti salti addosso. Io ti salto addosso? No, io invece. Sì, ma io ti salto addosso perché tu mi lanci di sguardo. Sempre in ballo. Hai fatto le ballo. E poi ti spargi la voce. Patto. Fratello. Ma era Nico quello? Sì, andavano tutti al liceo insieme, non lo sapevi? No. Me la fai rivedere? No, dobbiamo fare il pezzo. Da Nico? Ti ha salutato? Beh, è in trance da Instagram. Dai. Ehi, ci vai qua? Volevo fare una sorpresa a Marti. Oggi esce alle 2. Ah. Grazie. Vuoi venire intanto al baretto con me? Ci sono Silvia e Fede? Sì, sì. Ok. Senti, volevo chiederti una cosa. Per caso tu settimana scorsa hai fatto vedere a Marti una foto di me con lei e gli altri? No, no, non gli ho fatto vedere nessuna foto. Stavo guardando il profilo di mio fratello e lui si è impicciato. Ok. Comunque non gli ho detto niente il guai, Ho solo detto che stavate tutti al liceo insieme. Ok, bene. Tuo fratello invece come sta? Bene. Bene, è cambiato università. Ora sei iscritto a un corso di laurea a Viterbo per fare il social media manager. Vabbè. Che dici? Sì, ma non ci va mai. Senti, devi assolutamente salutarmi tua madre. Dille che mi mancano i suoi macrud. Assolutamente. Vuoi invece? Che vuoi sapere? No, non lo so. Come sta? Sta bene.
è tornato a Roma un mese fa. Non lo sapevo. Senti, andiamo che mi aspettano. Sì, sì. Poi in passaggio. Senti, ma ti posso chiedere una cosa? Sì. Perché non sei più musulmano? Hai presente Nicolò? Che andava lì con tuo fratello e gli altri? Sì, sì. Sai cosa è successo con lui? Sì. E immagino quindi che tu sappia cosa ha fatto poi la famiglia di lui insieme all'imam. Sì. Io quando l'ho saputo non sono più riuscito a pregare, andare in una moschea. Il mio imam non l'avrebbe mai fatto. Sì, immagino. Grande di botte Martino. Ma che dici tu? Sì, vieni. Scusami per mio fratello, mi dispiace un sacco. No, tranquilla, tanto. Non è Pasqua se non finisco almeno una volta il pronto soccorso, no? Oggi doveva esserci François, in regia? Boh. Senti, ma...
Lo hai? Che? Che mi dici? Che vuoi sapere? Erano solo amici. Non lo so. Non lo so, chiedilo a Niccolò, no? Gliel'ho chiesto a Niccolò. E che ti ha detto? Che erano solo amici. Allora sarà vero. Qua il gentiluomo, falla accomodare, vieni, siediti pure, siediti. Che succede? Dai, come stai? Possiamo offrirti qualcosa? Un tè, un caffè? No, grazie, non posso, sto facendo il digiuno. Ah. Ha lasciato Nico. Perché? Stamattina ho visto che entrava in bagno con il cellulare e non usciva più. Poi quando è uscito sono riuscito a tirargli fuori che si scriveva con quella merda di Luai. Lui ovviamente mi ha detto che erano solo amici, che non si vedevano da 2 anni. Però io sapevo dalla sua ex che prima di incontrarmi si era innamorato di un musulmano. Quindi? Quindi cosa? C'è stato qualcosa o non c'è stato qualcosa? Ma forse sarebbe meglio se glielo dicesse lui, no? Sì, ma esatto. Se poi non glielo dice, che facciamo? Congetturiamo 3 ore? Lo vedi come soffre il ragazzo? Guarda, guarda com'è turbato. Ok, da quello che so io, 2 anni fa... Hanno avuto una mezza cosa. Non so dirti bene cosa. Tra l'altro è pure una brutta storia, quindi. Perché? Perché praticamente i genitori di Luai hanno scoperto tutto e sono impazziti completamente. Hanno chiamato questo imam del loro paese, che è un cretino. Lui li ha convinti a portarlo lì e ha detto che era posseduto da un demone e quindi gli ha fatto bere un intruglio con delle erbe velenose per farlo vomitare e togliergli il malocchio. Che cazzo? C'è un braccio? Tu da che parte stai, scusa? Sì, dalla tua, però dico, pensa se a te ti dicono che c'hai un demone e ti fanno bere le radici velenose. Oh, basta un po'. Scusi, sì. Ragazzi, vai avanti, dai. Niente, poi sono intervenuti i miei genitori e anche il mio mamma, che sono riusciti a farlo tornare in Italia. Poteva restare l'anno. Dai Marti, però pure te. Cioè, questo c'è avuto una tresca 2 anni fa. Chi se ne frega, pure tu 2 anni fa stavi con la passarelli. Sì, il problema è che lui c'ha pure adesso. Ma che ne sai? Ma che cazzo ne sai, scusa? Non lo sai. C'ha pure adesso? Io so che Luai si sente con una ragazza, poi non una ragazza. So. Devi vedere come lo guardava la festa. Not one of them requires a plan. I know in countless odd religions too. It doesn't matter which you choose. One stubborn way to turn your back. Oh no, I guess I try and I refuse. Oh no, don't get up. Sunshine, oh, and I'll be waiting for you, babe.
scusa, l'ha scritto Filippo, mi sono trasferito da lui. Allora digli di non parlare di me con Eleonora e di farsi i fatti suoi. Dai, scusa, mia moglie, stavo scherzando. Avete un letto libero? Tesoro, senti, io non ce la faccio più. Parlatevi, no? C'è un altro, che ci dobbiamo dire? Fine. Ma quale altro? Si sono dati un bacio 2 anni fa, non fare il bambino. Ma è normale che questo è tornato. Ci ha avuto pure un anno di merda. E Nico avrà voluto parlarci, su. E se è così, perché non me l'ha detto? Perché sei un cazzo di geloso paranoico e sapeva che avresti reagito così, dai. Sanna, per favore, perché non gli dici qualcosa anche tu? Che gli devo dire? Aspetta il telefono. Vabbè. Ragazzi, io devo andare, è tardi. Martino, continuiamo domani. Poi, se qualcuno di voi due si vuole suicidare, per favore, fatelo nella vasca e non nel letto, ok? Grazie. Però capisci anche che noi tante cose non le sappiamo. Nessuno ce le spiega. Tipo? Tipo che ne so del perché tu metti il velo se non me lo dici. Io poi non te lo chiedo perché ho sempre paura di fare delle gaffe con te. Però io non so ancora se dire musulmano o islamico o arabo. Non so se ti posso dare un bacio per salutarti. Non so se posso baciare Nico davanti a te. Non so se posso dire cazzo davanti a te o ti offendi. Non le so queste cose. Poi, se qualcuno te lo chiede, ti innervosisci subito, quindi... Io mi innervosisco perché sono domande stupide. Perché pensi che i miei amici non facciano un sacco di domande stupide a me? Immagino di sì. Però, se ogni volta io mi mettessi lì a spiegare la differenza tra transessuale e gay, Luchino sarebbe ancora convinto che io voglio diventare donna.